Benvenuti ragazzi, bentornati sul mio canale, sono Matteo93. Oggi vi propongo un video tutorial. Innanzitutto spero che la nuova inquadratura col telefono, perché sto registrando col telefono 1080x720, spero si senta bene, si veda bene comunque. E niente, stavo dicendo appunto. A proposito dell'inquadratura, fatemi sapere nei commenti se va bene, se l'audio si sente bene tutto. E volevo farvi vedere, per quelli malati come me, perché io sì, signori, sono un malato di programmini e robe varie, di computer e tutto, questo programma qua che si chiama Put Player. Adesso ve lo farò vedere, vi farò vedere la pagina appunto di Put Player, quella ufficiale dove potrete scaricarlo, vi lascerò magari anche il link in descrizione. È un player comunque che non è molto famoso, ma che adesso ultimamente l'hanno, diciamo, sistemato, l'hanno aggiornato, l'hanno reso molto più potente, quasi ai livelli di VLC Media Player, se non di più di VLC Media Player, signori. Perché veramente è un bel programma, io l'ho testato prima di fare ovviamente questo video, e veramente l'audio si sente benissimo, la qualità video è ottima. Player. Voi andate sul primo sito Global Put Player, c'è scritto che è compatibile con tutti i Windows, voi non preoccupatevi. Come potete vedere c'è Put Player, Multimedia Player. La lingua è in inglese, poi c'è in tutte le altre lingue tranne l'italiano, ovviamente, perché diciamo che è appena stato fatto, cioè come programmino è nuovo, è appena uscito e tutto e l'hanno rinnovato. E tutto. C'ha l'HW Acceleration, che non so cosa sia, cioè è un programma che serve, è un programma all'interno del programma che serve per velocizzare i video. Magari, che ne so, avete un video in un formato strano, lui tramite la vostra, che ne so, scheda video, per dire, vi accelera il video e non andrà a scatti e tutto il resto. Poi, Immersive Viewing Experience with 3D, quindi un'esperienza anche 3D. Ovviamente non è come gli occhialini al cinema per dire, però la qualità video è veramente HD 1080 e tutto. Infatti, come potete vedere, c'è scritto Support Various Type of 3D Glasses. Ah, quindi anche il 3D proprio. Poi un'esperienza 3D, 3D TV per PC e vari formati di output. Poi supporta i DVD, quindi se voi inserite il vostro DVD nel lettore CD ve lo può leggere, i Blu-ray e i sottotitoli anche in tutte le lingue, e poi una vasta gamma di codec, diciamo, nuovi, aggiornati. Come potete vedere qua, quello che vi dicevo prima della televisione, supporta i device DVD, TV e HDTV, ha due sound cards integrate, cioè migliorerà anche la qualità audio e video. E niente, signori, adesso ve lo faccio vedere perché è veramente un bel programma. Adesso lo aprirò, prima, è questo come potete vedere. Lo aprirò con. Prima farò partire una musica, poi un video, così almeno potrete vedere com'era la situazione. Allora, questa dovrebbe essere la mia playlist. Per dire, una veloce. Alziamo il volume. Sentite, comunque adesso vabbè, l'audio nel mio video non potete sentirlo bene, perché comunque è col mio computer, dovete provarlo voi stessi. Questo comunque è l'audio, si sente molto bene. Un film invece vi metto questo, vediamo, AV Fast and Furious, 1 giga e 28. Ad aprirlo è velocissimo, poi potete impostare voi come si chiama? Messo in pausa. Come potete vedere, si vede veramente bene, ragazzi, veramente bene. È proprio un programmino fatto benissimo. È veramente fatto bene, signori, veramente fatto bene. Qua, come vi dicevo, c'è la TV. Se voi schiacciate sull'icona della TV, vi appare la vostra playlist e poi i programmi che adesso lui cercherà in internet di Wiki e Dailymotion. Quindi potete vedere i film di Wiki e Dailymotion. Io non ho ancora provato. Possiamo provare adesso, proviamo questo, episodio 4, 72 minuti. A caricare comunque potete vedere che è velocissimo.
Poi dipende sempre anche dalla vostra connessione wifi o comunque ADSL, dipende come siete connessi. Ecco, adesso sta caricando il film, quella lì era la pubblicità ovviamente, vedete? Sarà una cinesata, che cacchio ho messo. Vabbè, comunque c'è la TV di Wiki di Dailymotion. Vedete, Dailymotion, ci sono le musiche e tutte altre robe. Comunque, signore, questo qua è il programma, spero vi piaccia. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate del suo sistema audio e video, qualità e tutto. Così, se siete come me, diciamo, ripeto, malati di queste cose qua, che a me piace avere un programma che comunque anche quando guardo i video la sera e tutto si sentano bene gli effetti sonori e tutto. Lo so che dipende anche dalle cuffie e tutto. Io ho delle cuffie che comunque sono abbastanza buone. E niente, spero vi piaccia, fatemi sapere, lasciate un like, commentate e condividete. Bella ragazzi!